Apriamo questa edizione del telegiornale parlandovi del pauroso incidente che è avvenuto poco fa a Bellocchi in via Einaudi, di fronte al colorificio CAF, nei pressi di una rotatoria. Sul posto per tutte le notizie che riguardano questo incidente abbiamo Marco Ferri in collegamento in questo momento, due auto coinvolte, insomma veramente immagini apocalittiche. Marco, dici cosa vedi e cosa è successo? Sì, no, beh, praticamente come già detto tu qui alle 7, alle 19:05, quindi poco fa, c'è stato uno spaventoso incidente, bilancio tragico, un morto, 5 feriti, alcuni di questi anche gravi, che sono ovviamente stati portati tutti all'ospedale, qualcuno a Fano e altri a Pesaro. La dinamica, intanto le immagini vi mostrano lo scenario in cui si è svolto questo incidente. Noi siamo qui a due passi dalla rotatoria, questa rotatoria che, come diremo poi tra un attimo, è poco segnalata. Ci sono due macchine coinvolte, innanzitutto, sei persone in una macchina, in una Hyundai Tucson, viaggiavano quattro persone, tra cui abbiamo visto anche una ragazza, mentre su questa macchina qui, su una Y10, viaggiava un uomo di 75 anni con la moglie. Probabilmente erano stati al supermercato, qui c'è un centro commerciale. L'uomo di 75 anni è stato centrato in pieno dalla Tucson che stava venendo giù a forte velocità dal rettilineo di via Einaudi. Purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta ed è morto nell'ambulanza. La moglie che ha raccontato ai primi soccorritori, noi abbiamo parlato con una ragazza che lavora qui e che ha sentito lo schianto, che naturalmente è accorsa immediatamente insieme ad altre persone per vedere quello che era accaduto, ha sentito quello che diceva la moglie. E quello che diceva anche l'uomo, perché per un po' è rimasto cosciente, nei primi attimi, subito dopo l'incidente, era cosciente, la moglie diceva è cardiopatico, mentre lui diceva soltanto una parola, la cintura, cintura, la cintura, diceva la cintura, come se non avesse messo la cintura e quella era la causa dell'incidente. Lui tra l'altro purtroppo forse anche perché veramente non aveva la cintura, è stato recuperato fuori dall'abitacolo con la testa, purtroppo ha sfondato il finestrino, il vetro posteriore della sua Y. Dicevamo della forte velocità della Hyundai Tucson. Abbiamo parlato poco fa con una ragazza che era alla guida di una macchina, della sua macchina, e che è stata sorpassata da questa Hyundai. Lei ha raccontato di aver visto questa macchina che l'ha superata a forte velocità e a un certo punto si è domandata in una frazione di secondo com'era possibile che anche questa nebbia andasse a quella velocità. Ha guardato, ha fissato la macchina, poi a un certo punto ha visto la macchina che l'ha superata e la macchina e un'altra auto volare sull'asfalto e lì un attimo non ha capito più nulla, si è fermata e ha cercato di capire, tant'è che le abbiamo chiesto un attimo anche come poteva essere successo secondo lei la dinamica di questo incidente, anche lei non riusciva a dire bene esattamente la dinamica. Poi qui dietro ci sono ancora i vigili del fuoco, c'è la polizia municipale di Fano, stanno ricostruendo, ecco l'operatore Alessandro Belli che sta stringendo, sta inquadrando, ci sono a parte i curiosi, ma stanno segnando a terra, stanno facendo i rilievi di legge e stanno cercando di capire ancora meglio la dinamica. Però a quello che ci è dato a capire fino a questo momento, secondo le informazioni raccolte qui sul posto, abbiamo detto la Y sulla quale viaggiava, questa Y qui, questa qui che è qua vicino a me, sulla quale viaggiava un uomo di 75 anni insieme alla moglie, che probabilmente erano qui al supermercato, stava immettendosi su via Einaudi. Ha fatto la rotatoria, però dall'altra parte,
dall'altra parte, cioè da monte verso mare, a tutta velocità stava arrivando appunto la Hyundai con dentro quattro persone, tra cui una ragazza. Ecco, questa Hyundai a forte velocità ha centrato questa Y. Guardate dove è andata a finire una gomma, una ruota. Vedete? È arrivata sin qui. Prima di chiudere questo collegamento, come dicevo, abbiamo cercato di raccogliere un po' di informazioni, un po' di testimonianze. Chi lavora qui ci ha raccontato che spesso questo incrocio con questa pseudo rotatoria è teatro di gravi incidenti, l'ultimo qualche settimana fa. E ci hanno pregato di dire in questo collegamento di segnalare, di fare qualcosa per migliorare questo punto maledetto, questo punto in cui oggi ha perso la vita una persona e ne ha ferite altre cinque. Bisogna trovare un modo per segnalare questa rotatoria, segnalare questo incrocio. Spesso gli automobilisti dicono che non si accorgono dell'incrocio e quando arrivano qua, in questo punto, spesso è troppo tardi. E questo è quello che noi vi abbiamo raccontato e il messaggio che abbiamo rilanciato questa sera in questo punto dove davvero stasera abbiamo visto scene, perché quando siamo arrivati noi era appena successo, scene davvero strazianti. E da Viale, da Via Einaudi, da Bellocchi di Fano, è tutto.